Parlerò oggi un po' sulla situazione qui a Nord America, che ovviamente riflette i problemi qua, ma spero che questi problemi possano essere utili per la lotta contro il capitalismo fossile in Italia e oltre. L'80% delle persone negli Stati Uniti ottiene il proprio potere da società private per la produzione e distribuzione di energia. Questo è stato il caso dall'inizio della rete elettrica qui negli Stati Uniti. Questi servizi sono regolamentati pubblicamente, ma con poche eccezioni, questi organismi di regolamentazione sono stati catturati dalla società di servizi energetici private. Il risultato è un sistema dominato dalle ideologie del capitalismo, del libero mercato. Cosa significa questa ideologia del libero mercato per una rete sempre più sollecitata a causa dell'emergenza climatica? Beh, prima significa aumentare la precarietà e il disastro. Prendi la crisi della rete di Texas, per esempio. Nell'inverno 2021, un vortice polare ha messo la rete energetica dello Stato a una tensione senza precedenti. Per diversi decenni prima, Texas si era impegnata in un esperimento di deregolamentazione sfrenata del sistema energetico. Cercando di fare più soldi possibile con energia, le società chiudono quello che percepivano come centrali elettriche ridondanti e non necessarie. Il risultato, quando il vortice polare ha colpito Texas, è stato un enorme deficit nella produzione di energia. Senza elettricità, il riscaldamento delle persone si è spento per molti giorni, mentre la temperatura è scesa sotto lo zero. Decine di persone sono morte per congelamento. Il predominio dell'ideologia del libero mercato significa anche un nuovo giro di colonialismo vizioso. A Puerto Rico, ad esempio, una colonia degli Stati Uniti praticamente, la rete elettrica costruita dagli Stati Uniti durante l'era del New Deal è stata privatizzata della giunta economica con sede negli Stati Uniti, che ha regolato l'economia dell'isola negli ultimi 15 anni. Il sindacato degli elettricisti è stato sciolto dalla nuova azienda che ha preso il posto della pubblica azienda che controllava la rete. Il risultato è stato una rete sempre più soggetta a crisi. Quando i disastri causati dai cambiamenti climatici, come l'uragano Fiona, hanno colpito Puerto Rico, ad esempio, non solo la rete si è schiantata, ma è stato praticamente impossibile eseguire le riparazioni in modo tempestivo. Oggi, settimane dopo l'uragano che ha colpito l'isola, un terzo della popolazione di Puerto Rico rimane senza elettricità. Infine, l'ideologia del libero mercato significa sussidi pubblici per i ricchi, perché sappiamo tutti che il libero mercato non è veramente libero, in realtà è socialismo per la ricchezza e per le grandi aziende. Questo fatto è evidente nel modo in cui i sussidi pubblici per la transizione verso le energie rinnovabili si sono comportati negli Stati Uniti. Le agevolazioni fiscali dovrebbero andare alle società che sviluppano progetti di energie rinnovabili, ma questi sviluppatori raramente devono delle tasse quando scusate
Raramente hanno soldi per iniziare a costruire un parco elettrico o solare, perché la maggior parte inizia con una nuova società senza tasse preesistenti. Quindi, se gli sviluppatori vogliono ottenere un valore dagli incentivi del governo, devono cercare di coinvolgere partner finanziari del terza parte, in genere grandi banche come JP Morgan e Bank of America. Gli sviluppatori di energie rinnovabili fondamentalmente vendono le loro agevolazioni fiscali a queste banche in cambio dei fondi iniziali che le banche investono in un progetto. Se gli sviluppatori di parchi eolici o solari non possono attrarre partner di equità fiscale, potrebbero non essere mai in grado di utilizzare i crediti d'imposta a cui hanno nominalmente diritto e quindi il progetto potrebbe non essere mai realizzato. I crediti d'imposta rinnovabili sono diventati un sussidio backdoor per Wall Street. Questo sistema corrotto deve essere abbattuto. Qual è l'alternativa a questo sistema orientato al mercato? Beh, prima di tutto dobbiamo bloccare l'espansione delle infrastrutture fossili, una lotta che è diventata sempre più difficile negli Stati Uniti a causa delle leggi passate della destra estrema. In aggiunta però, qui a New York, la campagna Public Power, a cui io faccio parte, si batte per l'energia rinnovabile controllata pubblicamente. La legge che abbiamo proposto incarica il fornitore di energia pubblica dell'era del New Deal dello Stato, si chiama The New York Power Authority, di generare tutta la sua elettricità di energia pulita entro il 2030. Stabilisce inoltre un processo che consentirebbe alla New York Power Authority di costruire e possedere energia rinnovabile mentre chiudi le strutture inquinanti. Il potere pubblico toglierebbe dal sistema energetico il motivo del profit che porta a tali crisi, dirigendo le entrate per costruire energie pulite piuttosto che riempire le tasche delle azionisti e fare pressioni contro la legislazione sul clima. Speriamo di vincere questa lotta per il potere pubblico nei prossimi mesi. Una volta liberato il pu potere pubblico qui a New York, New York sarà un esempio per altre regioni degli Stati Uniti e speriamo anche per il resto del mondo. Grazie.